Buonasera, benvenuti a Pesca per Passione. Questa sera focus sul campionato italiano fase finale Club Elite di Surf Casting. Il surf casting, ve lo dico subito, è una modalità di pesca sportiva che si pratica in spiaggia. E notizia delle notizie, dopo il calcio annovera il numero più alto di tesserati, a parte il fatto che dal punto di vista economico è un sport che annovera tantissime persone che non lo praticano dal punto di vista professionale. E questo sarà uno dei temi che tratteremo con un Dream Team, cioè tre squadre che sono quelle catanesi che si disputeranno la fase finale Elite la prossima settimana a Baia Domizia, quindi in Campania, dal 21 al 23 settembre. Sono la ASD Surf Competition, la ASD Nautilus e la ASD I Cavalieri del Mare. Li state vedendo. Adesso noi passiamo subito al nostro interlocutore, che è il maestro di cerimonie, cioè Simone Lograsso, che si trova qui per diversi motivi. Il primo perché è il direttore di rete di Ultima TV. Benvenuto Simone. Buonasera Luigi. E poi perché è uno degli elementi di spicco della squadra della ASD Surf Competition, e in questo mi aiuterà moltissimo perché sostanzialmente io di surf casting non ne capisco niente, ho già imparato, no, non appartengo ai praticanti, no, non appartengo neanche ai soggetti. No, Simone, l'evento di Baia Domizia è di fondamentale importanza perché è una competizione su 20 squadre che poi porterà ai mondiali, cioè ci saranno due formazioni, quelle che vinceranno il titolo italiano e che poi l'anno 21 disputeranno i mondiali che si terranno a Catanzaro. Sì, è esattamente così. Intanto buonasera, buonasera a tutti, grazie Luigi. In realtà, diciamo, io sei troppo buono per dire un elemento di spicco, diciamo che io sono uno degli atleti che fanno parte della SD Surf Competition, reduci del recentissimo mondiale in Francia, perché l'anno scorso proprio ai campionati italiani abbiamo avuto la bravura e la fortuna di arrivare al secondo classificato, quindi vice campione d'Italia, che ci ha dato la possibilità di partecipare a questa competizione. Come tu? Ho parlato di Dream Team perché in realtà, al di là poi, no, della parte, come dire, o di cordialità o di cortesia, cioè sono tre squadre rappresentate di grosso livello, no? Cioè non a caso, no? Sì, diciamo che sicuramente la punta d'orgoglio è che, come tu dicevi, l'Elite, cioè questa fase finale che deve decretare i campioni d'Italia, i vice campioni d'Italia che rappresenteranno poi appunto l'Italia stessa ai prossimi campionati del mondo, deriva da una selezione molto stringente in cui tutte le società provenienti dal nord e dal sud, quindi con due manche che si chiamano appunto Eccellenza Nord ed Eccellenza Sud, arrivano a questa fase finale dove 18 squadre si qualificano appunto dalla fase eliminatoria, e le due società provenienti dal mondiale uscente che entrano di diritto partecipano a questa fase finale. E parliamo delle 20 società più forti d'Italia, all'interno della quale ci sono atleti di livello, potremmo dire, veramente mondiali, perché si tratta di società che al loro interno hanno chi ha fatto parte della nazionale, chi ha già partecipato ad altri campionati del mondo, quindi un livello veramente altissimo. Prima di presentare i nostri ospiti, poi ti lascio continuare, molto serenamente. No. Però sono i nostri, che tra l'altro sono ospiti particolarmente graditi di un filotto che poi noi faremo partire, no? Che è legato proprio alla pesca sportiva, al surf casting. Nella mia presentazione, dicevo, ho sottolineato un aspetto che non conoscevo sin quando non ho parlato con te, cioè il fatto che questo sport annovera un numero di tesserati altissimo, che è secondo solo al calcio. Che sembra una cosa detta così, cioè alla quale ci si può anche non credere, però in realtà è una realtà oggettiva, no? È così, di questo ne può dar più e maggiore contezza Sergio Barbagallo, che è il presidente della sezione provinciale della federazione della FIPSAS, che ci potrà spiegare e dare i numeri in maniera più chiara, essendo, diciamo, un po' lui il rappresentante ruolo. Ma è così. Buonasera, e poi... presidente. Buonasera. E poi, perché come dicevi, poi lasciamo la parola a Sergio, non dimentichiamo che la pesca sportiva o in generale la pesca è una disciplina che per ogni tesserato conta in realtà 10 amatori, quindi perché è praticata veramente in massa e non ha età, cioè c'è anche questo aspetto, cioè non ha età e si pratica a tutte le età in mille modi variegati. Poi a livello federale, per l'agonistico,
Sergio potrà confermare quanto discutevamo. Allora facciamo così, prima presentiamo okay. il resto del Dream Team, tra l'altro andando per squadre, perché tu fai parte della SD Ser Competition, accanto a te il tuo compagno. Accanto a me ho Giuseppe Contarino, che buonasera fa parte della SD Ser Competition. E alla sua sinistra invece Santoleva, che è il presidente buonasera. Del Circolo Nautilus di Calatabiano, che è la seconda squadra. E a sinistra ancora abbiamo Nello Cacopardo, che è il presidente dell'associazione I Cavalieri del Mare di San Giovanni la Punta. Buonasera. E quindi insieme a Salvo Buonaccorso, atleta buonasera. Anche egli del... Ci voglio tenere a sottolineare solo un piccolo passaggio, poi passo, se no parlo soltanto io, invece voglio dire, è giusto che diamo spazio a tutti. Una punta, diciamo, d'orgoglio personale di tutti noi e penso di Sergio, che rappresenta la sezione provinciale, è il fatto che su 20 squadre che vanno a un'elite, 3 sono di Catania. Una bella realtà, cioè Catania ha sempre espresso un elevatissimo livello di eccellenza sotto il profilo della pesca sportiva. Pippo Contarino è stato in nazionale, Salvo Buonaccorso ha fatto parte del club azzurro e della nazionale. Quindi dimostrazione che il livello diciamo qualitativo, tecnico della provincia, della sezione provinciale di Catania è veramente molto alto. Allora io a questo punto sentirei il Presidente e al Presidente faccio una domanda seria, diciamo, no? Perché la presentazione è legata anche al fatto che c'è un indotto che dal punto di vista economico è un grande ritorno. Ma come si spiega? Cioè, è chiaro la passione per la pesca, però ci sono delle ragioni specifiche? I giorni sono facili da individuare. L'Italia è uno stato che per quasi il 80-90% è sul mare e quindi di fatto praticamente questo tipo di situazione si evolve nel tempo, ma comunque è sempre legata alle norme, sono 8.000 km di coste e quindi chiaramente c'è questa esigenza da parte di chi ha anche la passione, semplicemente la passione del pesca. Noi abbiamo coltivato questa passione e l'abbiamo resa invece agonismo puro. Tenendo conto del fatto però, Presidente, che nasce praticamente come sport praticato nell'oceano, no? Praticamente, cioè, sì, e poi dopo, chiaro. Però mi sono preparato io. Sì, no? Cioè, sì, okay. È vero, però questa volta, come avete già potuto poi viene adattato ascoltare, l'elite quest'anno è in Italia. Ed è proprio a Catanzaro, mi pare, no? Sì, il mondiale si terrà l'anno 21 a Catanzaro. Il mondiale, no, non è così. E che quindi chiaramente c'è una facilitazione in questo senso, perché i litorali calabresi sono praticamente molto vicini, molto uguali a quelli nostri siciliani praticamente. Tornando al discorso di Simone sulla potenzialità che Catania offre in seno all'attività agonistica della pesca sportiva, non è difficile dire che in tutti questi anni, 16 anni di presidenza provinciale, non ho mai avuto dubbi in quel senso. Abbiamo dato sempre il massimo e sempre siamo stati come provincia all'apice dei team che non solo nel surfcasting, perché chiaramente sono tante le discipline della pesca sportiva, ma in questo particolar modo praticamente noi altri veramente ormai non temiamo assolutamente confronti. Assolutamente. Ma Presidente, che possibilità abbiamo di farcela una delle tre? Beh, guardi, ripeto, al di là del fatto che poi affronteremo il fatto che il modello è quello partecipare e basta. Chiaro, sportivo, certo, tra voi, certo. Si notavano fuori onda, no? Commentavamo. Beh, guarda, questi ragazzi, queste società hanno gareggiato praticamente in tutta Italia, non c'è luogo dove loro non hanno calcato le spiagge, diciamo, di questa penisola. E il fatto che siano i tre chiaramente aumenta le possibilità in tal senso e quindi io spero proprio, per me sarebbe bello se passassero almeno 2 su 3, perché più di 2 non potranno partecipare, dico, sono contentissimo che loro tre, insomma, che sono società di livello veramente alto, riescano veramente a dare questa soddisfazione a Catania e alla Sicilia in generale. Ma Presidente, com'è andata l'ultima volta? Questo Simone non l'ho chiesto, oppure me l'ha detto, ho dimenticato. Parla adesso... del mondiale o parla dell'elite? Cioè, parliamo del mondiale, perché noi a quello puntiamo. No? Allora, il mondiale, specialmente quando si svolgono negli oceani, in questo caso è stato in Francia, no? Ha delle caratteristiche che sono diametralmente opposte a quelle a cui noi siamo abituati, diciamo, ad affrontare. L'escursione di maree in Francia, io sono rimasto incredulo quando ho visto che si parla di centinaia di metri. Escursione di maree si intende che nell'arco della gara il livello delle acque
avanza o indietreggia, a secondo se è in alta marea o in bassa marea. Dimmi? Ecco, perfetto, perfetto. Nel frattempo, sì, no, vado avanti. E quindi chiaramente questa situazione già impone difficoltà enormi. Se poi ci mettiamo anche che magari quel giorno ci sono dei venti fortissimi, che l'oceano i venti sono sempre forti, e quindi aumentano ancora di più le difficoltà per chi deve lanciare, per chi deve, diciamo, avere, perché qui non si tratta più di una questione legata alla sensibilità dell'atleta, qui si tratta proprio di dare al massimo il gesto atletico dell'atleta, cioè l'atleta che deve affrontare situazioni climatiche, situazioni locali tali da mettere veramente a repentaglio, chiamiamo così, la propria struttura fisica, perché insomma veramente lo sforzo è enorme praticamente. Poi chiaramente c'è anche l'intelligenza dell'atleta che sa come eventualmente cambiare, come diciamo, adattarsi alle condizioni che magari si stanno evolvendo durante la gara. Lei ha in qualche modo anticipato, volevo parlare con Sergio Buonaccorso, legato al fatto che letteralmente Buonaccorso che lui è contarino, no? Contarino. Ok, perfetto. Allora andiamo con lui. Io volevo spostarmi, perché tu hai già parlato come squadra, no? Perché sennò poi volevo andare per par condicio e quindi volevo andare tra l'altro dai Cavalieri del Mare dopo, e prima volevo andare da Nautilus. Quindi, grazie direttore, no? Prego. No, non fosse altro perché, poi torneremo, faremo tutto il tour. Perché il surf casting letteralmente è una modalità di lancio sull'onda, no? Perfetto. Allora, siccome lei aveva anticipato, allora a questo punto lo facciamo dire a loro che però lo praticano. Che vuol dire letteralmente? Che succede? Come fate? Presidente Leo, dai. Presidente. No, il Presidente. No, io prima di rispondere permetto di... Volevo sottolineare, riprendere il discorso di Simone, certo. No? Perché partiamo dal presupposto che Catania, secondo me, esprime la sua completezza come attività sportiva di non solo di surfcasting, ma anche di altre discipline come la canna da riva, come la traina costiera e quant'altro, tra le migliori squadre, tra i migliori atleti di tutta Italia. Da sottolineare anche il fatto che non è la prima volta all'interno naturalmente sì, della certo. pesca sportiva certo, non è la prima volta che noi come società catanesi ci classifichiamo all'elite con più società, no? È successo già tante volte e tante volte qualcuno è arrivato sul podio, qualcuno l'ha sfiorato, ma siamo sempre là, quindi questo dimostra che il nostro livello tecnico, anche perché le nostre selettive provinciali, quelle che ci permettono poi di andare avanti nel percorso di qualificazione all'eccellenza sud e poi all'elite, sono delle selettive vere e proprie, cioè perché noi abbiamo all'incirca 130-125 atleti che partecipano alla selettiva provinciale, che esprime su 120 atleti almeno una 80 di persone che hanno capacità tecniche sulla pesca sportiva non indifferenti. Tornando al discorso del surfcasting nello specifico, è ovvio che il nostro mare, intendo il nostro mare catanese, che noi facciamo certo. le gare o sulla playa di Catania certo. o su San Marco o Calatabiano. Certo. Gioco in casa. E lei da lì viene. Ma non per questo non ho rivali in questo senso, no. Anzi, c'è atleti molto bravi che vengono anche dalle province vicine. Dicevo, il nostro mare non permette quel tipo di tecnica là che si affronta negli oceani, però comunque è un male molto selettivo, perché la quantità di pesce, la varietà di pesce, anche le correnti stesse, ci costringono giorno dopo giorno, gara dopo gara, correggimi Simone se sbaglio, ad attivare delle tecniche, delle particolarità per poter un po' superare se stessi, ma allo stesso tempo anche l'avversario o il concorrente che c'è accanto. Ma, adesso allora è una curiosità, no? Di cosa scatta a livello interiore, no? Perché adesso le sono io la mia esperienza personale, devo perché dire c'è che è stata la battuta di uno dei tecnici, la devo dire, perché è chiaro che poi ognuno c'ha il taglio suo, no? Di liscia, che dice ma non sono interessato perché poi che fai il pesce poi cioè si mangia, no? La mia esperienza ti posso dire detto che proprio così. Lo dico sempre anche agli amici che improvvisamente hanno scoperto questa mia passione, io non l'ho scoperto da grande. Fare pesca sportiva non è andare a pescare come si fa il sabato la domenica col figlio o col papà, andare a fare la passeggiata, e comunque la veramente che noi il nostro primo obiettivo principale è quello dell'ambiente.
nel rispetto dell'ambiente, anche perché le nostre regole sono molto ferree, sia nella pulizia delle spiagge, tante no, ma la mia domanda è poi seria, cioè nel senso cosa scatta da un punto di vista proprio interiore, psicologico, sì, sì. Perché secondo me è molto importante, perché è difficile dire al calciatore, quello che scatta dentro in termini di interesse, no? nel tuo animo. È la stessa cosa che scatta in altri sport, perché io provengo da altri sport e quindi quella competizione esiste. L'agonismo esiste anche per noi, perché comunque non è vero che oltre alla dose di fortuna che immancabilmente ci vuole, ma laddove c'è il pescato deve essere capace. Ma secondo me lei non si vuole aprire con me, io non sono uno psicologo. No, senso, no. Io non ho problema da prima. No, il microfono, Presidente. Sì, sul pesce, che fine faceva praticamente. No, allora, guardi, no. Quella era una cosa cattiva, ma dei sì, tecnici, no, ma i tecnici sono cattivi. Ci tengo, scusa se ti ho interrotto. Sì, sì, certo. Ci tengo a precisarlo, perché da anni abbiamo scelto di praticare il catch and release, cioè la metodica di conservazione del pesce appena pescato permette, attraverso l'ossigenazione, praticamente di mantenere ancora in vita il pesce. Per cui a fine gara praticamente poi almeno l'80% delle catture ritorna ad essere restituito al mare. Certo. Precedentemente si applicava la regola della beneficenza, però non è così semplice, perché bisogna trovare anche chi è pronto a recepire questa pescata, perché poi anche con la beneficenza c'è sempre il discorso che bisogna chiamare il veterinario, bisogna verificare la commestibilità dell'elemento pescato, ma questo per fortuna sono cose di qualche anno fa, adesso abbiamo altri intendimenti. E quindi chiaramente c'è questa risposta che le ho dato, anche se non era più che altro malignità, ma era curiosità la sua. No, sì, chiaramente io ci sono andato per altri versi, no? Anche perché è chiaro che comunque voi tra l'altro siete amici, sì, per cui avete una competizione di fondo, però è chiaro che dopo, alla fine, vabbè, ho vinto, ho perso, cioè in ogni caso c'è veramente un cameratismo, no? Cavaliere, sì, sì, possiamo dire che da noi il terzo tempo esiste. Esiste. Esatto. Da noi il terzo tempo esiste. Però quello importante è il primo e il secondo. Ma sì. infatti Simone predilige questo genere di sport, no? Il rugby piuttosto che in questo caso il surf casting. Poi se gli si parla di calcio, no, però perché evidentemente no, il terzo tempo nel suo caso, cioè non lo massimo. Ognuno ha le sue preferenze. No, obiettivamente è un ambiente molto pulito il nostro, da questo punto di vista, anche se esiste un agonismo vero e proprio, molto ferrato. Sì, quello che voglio dirti, molto ferrato, però è un ambiente molto tranquillo. Cioè, io e Nello possiamo ritrovarci accanto di picchietto in quelle 5 ore di gara, magari ci tiriamo addosso le pietre perché lì dobbiamo vincere. Però appena finisce la gara ci ritroviamo alla pesatura, siamo seduti allo stesso tavolo a mangiare la pizza e magari se l'ho pure preso o viceversa ci chiediamo scusa, dico scusa Nello, non volevo farti male però in quel momento, perché è così. Questo da noi il terzo tempo esiste. Che sappiamo benissimo. Cioè in gara si gareggia. Cioè ogni fine gara è una festa, perché esatto. Comunque nell'aspettare la pesatura o il risultato finale del conteggio della misurazione dei pesci, cioè il livello agonistico è veramente alto, cioè proprio la carica agonistica. Che in quelle 5 ore o 4 ore di gara è veramente elevata. Però no, teniamo conto del fatto, Simone, che non è sempre così, perché non è un'interpretazione di poco conto, cioè non è sempre così negli sport. Cioè attenzione, è questo, cioè questa pulizia comunque di fondo è quella sì, che sì, poi è un bel messaggio fine... comunque, assolutamente sì. Che questo è quello che ci ha permesso anche di crescere anche agonisticamente, perché come diceva Santo, il livello agonistico a Catania è molto alto. Se siamo arrivati a questo, uno dei motivi è anche il fatto che fra di noi ci sia questo agonismo in quelle 5 ore di gara, quindi ti permette e ci ha permesso e permetterà agli altri che verranno in futuro di crescere agonisticamente, perché c'è sempre la ricerca della piccolezza, della sottigliezza, della tecnica più specifica per arrivare al risultato finale. Perché i Cavalieri del Mare e poi di San Giovanni la Punta, sì, in questo caso? Assolutamente, i Cavalieri del Mare perché noi nasciamo, siamo la società più giovane che c'è qua. Da 7 anni che siamo... Perché è un nome epico, no? Diverso. Assolutamente, cioè, sì. È piaciuto il discorso dei Cavalieri del Mare, quindi i cavalieri che vanno a combattere agonisticamente sulle spiagge è una cosa che ci è piaciuto moltissimo. Abbiamo aggiunto San Giovanni della Punta perché esistono già diverse società che si chiamano Cavalieri del Mare, nel rugby, nelle altre discipline. Quindi abbiamo aggiunto San Giovanni della Punta per essere singolo, per avere il logo nostro del personale, sì. Benissimo, noi adesso passiamo, no? Perché abbiamo passato in rassegna, Surf Competition,
poi siamo andati Cavalieri del Mar, esatto. Allora, a questo punto tocca a lei, no? È l'unico che non ha parlato. Cioè, le faccio invece la stessa domanda che ho fatto, anche se ha risposto il Presidente. Perché lui non ha risposto, cioè si è mantenuto, no? Poi mi ha dato la competizione. Ma non c'è qualcosa che si scatena dentro, proprio mentre si pesca? Perché io conosco degli amici che sono pescatori. Al di là della competizione, che comunque è un dato oggettivo, no? Perché voi andate in agonismo, cioè quindi andate a competere. Non c'è qualcosa che scatta, ma anche il relax, al di là poi delle pietre che Simone lancia, ma Simone poi è un soggetto a parte, cioè nel senso va valutato nella sua come dire, unicità, no? Singolarità. Infatti io sin da piccolo ho avuto la passione della pesca, però quello che mi ha spinto all'agonismo è proprio questo, che quando inizia la gara io dimentico tutti i problemi, dimentico magari se la giornata è andata male. Lì mi dedico solo alla cattura del pesce. Quindi fondamentalmente se prendo pesce o meno mi importa, ma per quelle 5 ore fare un buon risultato sicuramente mi fa piacere. Però dico, alla fine se va male una gara non è successo nulla. Quindi questa situazione fa sì che ci sto bene, cioè per me l'agonismo è questo, effettivamente quando inizia la gara tutti i nemici, anche se... Avversari. Sì, avversari, giusto. Avversari e nemici. Ah, okay. Questa è bella sottolineatura. Ok. E quindi niente, quando si gareggia effettivamente non ci sono amicizie, cioè l'amicizia viene dopo, perché in quel minuto l'agonismo è talmente alto che siamo tutti rivali. Simone, torniamo a Baia Domizia, che cosa vi attenderà? Questo lo faccio dire a Giuseppe Contino, che la conosce bene di esperienza, lui... Sì, diciamo che ho avuto il piacere di, insieme a Simone, che abbiamo fatto una gara nello scorso marzo. Non lo so fino a che punto sia un piacere, lo dice lei. Però per me è un piacere perché è un bravo atleta e un buon compagno. Okay. Quindi per me è un piacere. Poi dal suo punto di vista non lo so, non metto... No, ma noi siamo contenti perché mancherete, no? Per cui non lo vedremo. Ah, sì, sicuramente. E quindi diceva, abbiamo avuto la fortuna a marzo di andare ad effettuare una competizione. Allora, la Spezia è un po' diversa rispetto alla nostra, quindi sicuramente da atleta, certo, un po' di rammarico ce l'ho, nel senso che ne parlavamo anche prima con gli ospiti presenti, il rammarico è che si andrà ad affrontare un mondiale a Catanzaro e non abbiamo noi la possibilità, noi dico tutti e 20 le società, l'opportunità di andare a fare una fase finale italiana nella medesima spiaggia, quindi Catanzaro. È stata scelta a Baia Domizia, noi ci atteniamo a quello che diciamo la federazione ci impone. Cioè lei avrebbe preferito che si facesse ovvio a Catanzaro per poi sicuramente, mondiale a sicuramente per perché noi è chiaro che a parte la logicità, però una squadra italiana che comunque 2 di 20 andranno a partecipare alla fase finale mondiale, giocare in casa è importante. Andare a... Perché le spiego come funziona un'eccellenza elite. Non è un risultato individuale, è un lavoro di squadra. Inizia da prima, c'è uno studio. Si parla con amici non qualificati, perché i qualificati non parleranno mai, e lì esce anche quella rivalità, cioè il segreto o comunque la conoscenza della spiaggia. Però parlare con altri agonisti locali, quindi fare uno studio, andare lì, affrontare una gara di 3 giorni con delle prove antecedenti, perché si vanno a fare delle prove, si fa il mondiale, si fa anche in questa competizione. Certo. Quindi l'opportunità di andare a fare tutto questo lavoro, che comunque è un termine sia economici che di dispendio di forze, è molto oneroso, andarlo a fare su un campo dove ci sarà il futuro mondiale, sarebbe stato migliore per la squadra che partecipa. Non è così, non è importante. Che differenza c'è tra le due spiagge? Perché Catanzaro è una spiaggia che è ciottolosa, quindi molto simile alla riviera di San Marco di Calatabbiano, quindi è una spiaggia che noi conosciamo abbastanza bene. Non è così profonda, ha una profondità media, cioè se giro sui 15 metri di profondità tiro di canna. E questo per voi è un vantaggio, no? Ipotetico. Sì, potrebbe essere un vantaggio. Naturalmente chi delle tre avesse la fortuna o 2 su 3 di potersi qualificare, essendo una Catanzaro vicina, si ha la possibilità di andare a provare prima del mondiale, sì, certo. Quello sarebbe scontato. Però dico, parlando di Baia Domizia, ci ritroviamo una spiaggia più simile alla playa di Catania, però che ha una biodiversità marina non indifferente, perché quando alla playa di Catania le specie ittiche pescabili sono 3 o 4 specie,
per chi conosce i pesci del surf casting, c'è la mormora, qualche lecce a stella, la guglia. Lì già ci troviamo una biodiversità molto più impegnativa. C'è un pesce che si chiama grugnitore, che è un misto fra un pagello bastardo che si frequenta nelle nostre coste e un'ombrina, è un misto, è un pesce ibrido che non è da tantissimi anni che frequenta, si è un, diciamo che si è espanso di più sul Tirreno, medio alto Tirreno, che per noi è una preda sconosciuta, sì, certo, che ora dovremmo andare a capire come catturare nel caso in cui ci fosse. Sì, il pesce misterioso. Esatto. C'è una presenza di lecce stella non indifferente, c'è la taglia piccola, la taglia media, c'è il cefalo. Da noi il cefalo, per esempio, non riusciamo a catturarlo perché ha delle abitudini diverse. E quindi sarà andare a affrontare un campo per noi sconosciuto rispetto magari a una squadra del Basso Lazio che la frequenta più di più, o una squadra locale, quindi una napoletana che la frequenta sempre di quello più. Che lei sta sottolineando e che chiaramente per me sono tutte le novità, ci sono delle valutazioni in oggettive sportive bellissime, no? Perché stiamo parlando delle difficoltà che voi incontrerete, che sono certo legate al pesce, al tipo di pesce, oltre che alla conformazione, ovvio, della spiaggia. Le abitudini che ha il pesce, perché uno stesso pesce in una spiaggia diversa, anche a distanza di pochi chilometri, ha un'abitudine diversa. Perché? In funzione di una corrente diversa, in funzione del cibo che trova su quella stessa spiaggia, se è fresco, della tipologia di fondale. Sì, certo. Quindi, certo, cambia pure anche l'aspetto tecnico, quindi c'è uno studio, quindi il nostro sport è uno studio precedente, una prova antecedente alla competizione. Da questo ogni squadra farà le proprie valutazioni e cercherà di applicare. Di solito il giornalista sportivo, no, fa sempre comunque la domanda, cioè sulle 20 squadre, sui 20 club, sì, che si affronteranno, secondo lei c'è qualche club che è avvantaggiato, che ha i favori del pronostico? Le tre catanesi. Allora, pronostici, allora io le dico una cosa, io ho moltissima esperienza in questo campo, come ce l'hanno gli ospiti di questa cioè sera. Chi sono i competitors, gli avversari da temere? No, ascolti, quando si dice si gioca in casa, il fattore casa, vede, nel nostro sport il fattore casa può essere un'arma a doppio taglio. Perché? Perché io sono abituato ad affrontare nel 90% dei casi in cui greggio sulla mia spiaggia, ad affrontare il campo gara, chiamato campo gara, in un certo modo. Però siccome al mare non si comanda, perché il mare possono, vedere, ci sono troppi fattori, questa atmosferici. Questa me la ricorderò, il mare non si comanda, sì, è bellissimo. Atmosferici, ci sono fattori di correnti, fattori di più o meno luce, che può essere una luce lunare o una luce solare. Quindi ci sono alcuni fattori che a volte si vanno a combinare in modo tale che tutto quello che uno pensa di conoscere, stranamente, non è così. Quindi no, io direi che invece non è più favorito o non favorito. Ci sono società che al 90%, quel famoso 90%, conoscono un po' meglio la spiaggia e sono naturalmente le locali, c'è una squadra di Caserta, parliamo di Baia d'Oimizi e provincia di Caserta, quindi sono ragazzi che comunque quella spiaggia la frequentano, non dico quotidianamente, ma però lei dice che questo potrebbe anche essere un boomerang, cioè non è detto, certo, il fattore ovvio, campo. Okay. Le condizioni meteo marino sono in continua evoluzione anche nell'arco della stessa giornata, quindi anche nell'arco delle stesse 4 ore. Delle 4 ore, quindi che giocare in casa non è un fattore poi così rilevante. No, il punto, sai cos'è, Luigi? Che tu, sì, che non conosci la spiaggia e quindi comunque sei psicologicamente pronto ad adattarti a quelle condizioni, riesci a farlo paradossalmente più velocemente di chi, essendo stato lì abituato a pescare in un certo modo e deve cambiare magari quel modo abituale, che o quello schema che pensava di avere lo confonde, cioè lo fa in meno tempo rispetto a chi venendo da fuori già è predisposto per adattarsi a qualunque condizione comunque, certo, che non conosce, certo, e certo, questa è l'esperienza che lo dimostra, certo, certo. Cioè che diventa una modalità ovviamente di azione, la flessibilità, la noi quando con Giuseppe ci siamo andati a fare questo trofeo proprio in quelle spiagge lì, non eravamo mai andati a pescare lì, abbiamo fatto 7 nonni assoluti, 8 assoluti, battendo all'interno del settore tantissimi pescatori che pescano lì in maniera locali, abitudinaria, cioè locali, cioè noi stranieri in terra straniera, perché in quelle particolari condizioni quel giorno c'era vento, c'era tutta una situazione diversa, cioè tu parti psicologicamente in maniera diversa, quindi trovi l'adattamento in maniera più veloce e lì chiaramente se arrivi hai l'intuito prima, fai la differenza. Chiediamo al Presidente a questo punto il dato tecnico, cioè 3 manche di 4 ore,
quattro atleti, quindi per team, su quattro spiagge diverse. Sì, questa è l'impostazione della gara praticamente. No, tornando tradotto in termini pratici, no? Che vuol dire? Perché così noi... In che senso? No, nel senso, io avevo chiesto loro, poi alla fine siamo andati, no, su altri temi, cioè sì. Questo è quello che li attende praticamente a Baia Domizia, cioè certo. Da un punto di vista tecnico proprio di certo. Modalità di azione sportiva, no? Cioè che cosa... Sì, no, il problema... Come, cioè, come loro... si svolge la competizione? La competizione si svolge, almeno... perché i presupposti sono sempre identici, anche se sono o dalle provinciali, regionali, nazionali, sono sempre gli stessi. Cioè, non so se lei, la sua domanda specificatamente era interessata a come si piazzavano questi atleti sul campo gara. Bene, per quanto riguarda l'elite, praticamente ci saranno... Questo posso rispondere certo. Brevemente. Praticamente ogni società presenterà quattro atleti. Quindi significa che ci saranno 20 atleti, ognuno delle varie società, su quattro campi gara differenti. Esatto. Alla fine della serata si sommeranno i quattro risultati di tutte e quattro della stessa società e si farà la classifica. La stessa cosa, la seconda e la terza, si sommeranno e ci sarà la classifica finale. Quindi basta che uno dei quattro vada male in una delle gare certo. E già compromette certo. Tutto il risultato della società certo. E questo certo. È quello, il certo. Bello è questo, quindi il titolo per società è bello per questo. Strutturalmente perché... i campi gara, come dicevo, a settore composto da 20, perché uno per ogni società. Quindi quando tu fai una gara puoi fare una penalità perché hai fatto primo, ma puoi fare anche 20 penalità perché hai fatto l'ultimo del settore, no? Anche se i tuoi compagni di squadra hanno fatto tre primi, sommerai 23 penalità, sì, e che andranno poi sommato nelle tre gare diventano numeri non indifferenti, ovviamente. Quindi meglio tenersi nei primi tre. Assolutamente sì, ma anche nei primi quattro. Dimostrazione che questa... Quindi anche la difficoltà sta anche in questa, perché magari durante la competizione due vanno bene, cioè fanno sì, buon risultato, sì. Un secondo, un terzo, un quinto, anche un buon risultato, e gli altri due vanno a fare un diciottesimo, un ventesimo, che è una batosta, sì, perché è un cappotto vero e proprio. Un quinto o un sesto che può sì. Sembrare un piazzamento mediocre, no? Un settore di 20 atleti certo. Non è così indegno. Tu hai dietro di te 15 altre persone che hanno fatto questo. Ti posso dare un'esperienza personale, perché l'anno scorso, fra le altre cose, noi stiamo parlando di quest'anno che siamo tre società catanesi nei primi 20, ma anche l'anno scorso le stesse tre società erano fra le prime 20. Sì, sì. Cioè, per noi è l'abitudine essere al top, come dicevano anche gli altri ragazzi. L'anno scorso questo è un fattore rilevante, no? Perché diventa condizionante sì. Anche nella performance, anche se voi siete dei professionisti, perché chiaro che siete ad un livello di agonismo. E l'anno scorso la nostra società sono stato io il più bravo a fare l'ultimo, quindi diciamo sono stato io l'ago negativo, il peggiore che dei cavalieri, no? Assolutamente sì. No, no, benissimo. Io vorrei. Infatti, quest'anno non sta pescando. Non sto pescando, non ce l'hanno messo da parte. L'hanno messo da parte. No, io farò il gli hanno imposto di non andare. Assolutamente sì. No, qui abbiamo troppi presidenti, no? A questo punto, cioè, nel senso, no, che a questo punto, cioè, non. No, invece, volevo sottolineare questo aspetto. Perché è chiaro che c'è sempre una componente psicologica, no, morale. E allora la performance negativa ovviamente può poi riflettersi in una maniera determinante per il risultato finale, no? Ma non scatta comunque un meccanismo di condizionamento, no, da questo punto di vista? Rispondetemi voi, tra l'altro cominciamo da lei che poi l'ha subita, no, questa cosa. Sì, diciamo che la preparazione della gara, come diceva Pippo, è fondamentale. È fondamentale anche cercare di fare all'interno della squadra, cercare di fare fronte, cioè nel senso che sì, se vediamo sì, che c'è qualcuno che vive la gara in maniera negativa e quindi può anche arrivare certo, sul campo gara in maniera un pochettino con troppa tensione, devono essere gli altri tre ad aiutarlo. Sì, quindi a motivarlo, a esortarlo, a confortarlo. Sì, non c'è solo il lancio delle pietre fatto da Simone Lograsso. No, c'è anche una parte che è molto più benevola, sì, no? Assolutamente sì, ma anche perché prima, in contemporanea a quello che diceva Peppe Contarino del discorso del campo gara, cercare di capire com'è il campo gara, perché il mare sembra, c'è la spiaggia, sembra tutta quanto uguale. Dice quelli lanciano la canna e prendono il pesce. In effetti non è così, perché sotto il livello del mare praticamente ci sono dei trogoli, ci sono delle buche, quindi bisogna capire, cioè essere bravi a capire questo. E come si fa?
con l'esperienza, ci sono delle tecniche particolari. Ci sono delle tecniche particolari, quando si arriva sulla spiaggia la prima cosa che si fa, soprattutto quando è sabbioso, è cercare di lanciare il piombo quanto più lontano possibile, ritirarlo piano piano e tramite il movimento che il piombo trasmette alla canna e quindi automaticamente a noi, le vibrazioni che dà, tu capisci se trovi un canalone, se trovi delle buche. Facciamo un esempio, Giuseppe, sì. Lei arriverà a Baia Domizia, sì, che è una spiaggia che conosce o che non conosce? Cioè, che, nella diciamo, quale no, che conosco non lo posso dire, però che ho avuto il piacere di... Ha già gareggiato lì, allora lei arriva lì e che chiave di lettura ha, no, dell'ambiente, della situazione, cioè... che è la differenza del professionista e invece il semplice appassionato. Allora, la mia chiave di lettura sicuramente avrà una base che nasce dalle prove fatte nei giorni precedenti. Okay. Per esempio il nostro team, partiremo il martedì, quindi il 19, e avremo 2 giorni di prove. Sta dando una risposta politica, perché realmente non è così. Allora non si vuole sbilanciare. Prima prendiamoci quella politicamente corretta e poi invece... dico quella di... sì. Quindi quella che scaturirà dalle prove fatte il 19 e il 20 ci darà un indirizzo di squadra. Giunti poi, questa diciamo, formazione di settori sarà a sorteggio, quindi non è che io so già il giorno prima dove capiterò in gara, quindi mi ritroverò un sorteggio con un numero X assegnato e io arriverò su quel posto che non è detto che sia lo stesso che ho provato nei giorni precedenti. Ok. Però avendo una base, la base a cosa serve? La base serve a capire quale specie di pesce possiamo insidiare, cioè cosa abbiamo trovato. Su quella base e in quel posto dove si viene assegnati si farà il lavoro che spiegavo prima Nello, cioè quello di andando a cercare di capire cosa abbiamo sotto il pelo dell'acqua. E sulla base delle esperienze e, ripeto, di queste specie ittiche che si possono insediare, si proveranno varie tecniche diverse durante la serata. Dove sta la componente bravura-fortuna? Nell'individuare in gara, e anche in base alle fasce orarie, quindi cioè la zona, diciamo, la gara si svolgerà quasi sicuramente 18-22 come orario, 17-30-21-30, quindi ci sarà un'ora e mezza di luce e c'è un tipo di ricerca. La fase dell'imbrunire che è importante perché è quello dove ci sarà più attività. Quindi c'è un'ulteriore, no, caratteristica della prestazione, cioè del momento. Ovvio. C'è un cambiamento continuo. Che è data continuo. Anche da questo, cioè oltre che... Cioè, fare... nelle 4 ore, oltre a cercare di capire... non è così semplice lanciarla. Mi creda, e questo penso che me lo possono confermare tutti. La cosa più importante del nostro sport, io ci metto anche la parte fisica perché è una gara di 3 giorni, fra l'adrenalina che si sprigiona nella gara, e mi credo ce n'è tanta, e comunque la stanchezza di trasportare attrezzature da 30 kg, perché si può fare 10 metri per raggiungere quel famoso numero che le dicevo, ma per esempio al mondiale noi abbiamo fatto anche 3 km a piedi per raggiungere questo famoso numero, che fisicamente è devastante. E poi devi andare a affrontare 4 ore, perché non si arriva con la Simone con la macchina, no, no, si posteggia, no, 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 no. E allora si scende, c'è il lido, questo è un mito, questo sfatiamo il nostro sport, no, si può raggiungere come non si può raggiungere. Quindi a prescindere da tutto questo, volevo dire, quindi tutto il fattore primario del nostro sport è avere la mente libera e serena, mi crede? Cioè se nel nostro sport non abbiamo la mente libera in quel momento, quindi da qualsiasi cosa, anche un litigio col compagno, un avversario che non ci è proprio gradito perché magari ci sono state discussioni in passato, perché capita, no? Non perché si mangi la pizza insieme, però sul campo gara c'è l'agonismo, si sente e comunque si vuole, cioè chi fa sport vuole vincere. Partecipare, sì, si partecipa, ma si partecipa per vincere. Poi quello che verrà, verrà. Vinca il migliore, sicuramente. Però la componente psicologica, cioè la tranquillità, il fattore anche di sapere di avere compagni di cui ci possiamo fidare. Vede, a livello individuale, se io sbaglio io me la prendo con me stesso e ho più tensione perché ho paura di sbagliare. A livello società, vero è che se uno fa un risultato, fra virgolette, non proprio brillante, però sa che può contare sui compagni. Questo dà sicurezza, se uno si fida dei compagni. E questo, sui 3 giorni, aiuta a portare il risultato a casa. Io volevo aggiungere, se permetti, velocemente, il discorso dell'aspetto fisico. Volevo sfatare questa cosa qua, anche perché come
professionista del settore, che sono insegnante di educazione fisica, la pesca sportiva non è una passeggiata, perché affrontare quei chilometri per spostarci, affrontare 5 ore di gara in qualsiasi condizione meteo, escludendo che ci siano fulmini o quant'altro, dico, è pesante. Subito dopo la gara devi rientrare, raccogliere tutta l'attrezzo. Quindi da questo punto di vista la preparazione fisica è fondamentale. Ma infatti che tipo di preparazione si fa? Perché a questo punto sono due, no? Cioè si fanno due. Ovvio che ognuno di noi si prepara a suo modo, però sicuramente una dose di una è condizione capacità fisica, no? Poi capacità, è legata capacità di resistenza allo sforzo vero e proprio, a quelle condizioni che ci può essere troppo caldo, come ci può essere troppo freddo, o acqua o vento. Quindi l'organismo deve adattarsi a queste condizioni. Questo lo fai con l'esperienza sul campo e anche con una buona dose di attività motoria fatta di fuori del campo gara. Perfetto. Noi sinora abbiamo affrontato il tema tecnico, noi abbiamo parlato comunque di condizioni aggettive. Adesso io non penso sia banale, perché funziona così nella vita, ma quanto incide la fortuna? Cioè, rispondetemi tutti, poi, perché si può essere preparatissimi, no? Si possono anche affrontare delle condizioni che alla fine risultano positive, però quella parte lì, no? Cioè il lato B comunque ha sempre, no, un suo peso, rilievo. Partiamo da te. Secondo me assolutamente. È molto basso. Esatto. Con i agonisti di questo livello. Il presidente che non. No, dico. Dico perché li conosco tutti, da anni so come gareggiano e devo essere sincero. Quindi la fortuna può essere un fatto determinato, ma fino a un certo punto. Qui questo aspetto. No, io presidente Gio, quanto incide, non dico che sia determinante, no, però sa. Determinante no, però ha un'incidenza insomma, perché spesso il picchietto in cui tu vieni sorteggiato, l'abbiamo visto centinaia e centinaia di volte, uno accanto all'altro, persone dello stesso livello, uno sta a guardare l'altro che pesca. E quindi lì non è, dice, ho dimenticato come si fa. Il problema è che, come diceva poco fa Giuseppe, è Nello, le condizioni del fondale, le condizioni meteomarine cambiano man mano che la spiaggia va avanti, per cui se tu capiti davanti in cui sei in una zona in cui c'hai una secca, non hai fondale, non hai la buca, eccetera, magari la buca è 20 metri più alla destra, che c'è il tuo avversario, cioè tu lo stai a guardare, tu non, quindi lì non è questione, quindi incide, indubbiamente. Penso lo possano confermare tutti che incide. Da questo punto di vista. Sì, però diciamo che a parità di picchietto. No, a parità di picchietto. Sì, ovvio, la tecnica c'è fuori. Qui chiaramente se le condizioni sono le stesse, poi la bravura, la tecnica, la raffinatezza della pescata paga. È chiaro che se c'hai la buca, ma non c'è la tecnica per scoprire che c'è la buca, quella buca non te ne fai niente. No, però è chiaro che se si capita in un picchietto piuttosto che un altro, no, mi sembra di capire, persone, a quel punto quello può risultare, no? Diciamo. E questo è il caso, perché i picchietti vengono assegnati a sorteggio. Anche la sfortuna di beccare un posto dove si rimane sempre incastrati col piombo. Sì, ma un buon pescatore in un buon picchietto fa la differenza. Ok. Un pescatore mediocre in un buon picchietto, buon piazzamento mediocre, può essere pure battuto. Okay. Dal la differenza la fa perché ha acquisito una dose di esperienza tale che gli consente, no, di sì, perché ha quel senso dell'acqua, cioè che noi chiamiamo così, ha quella capacità di scoprire, di vedere sotto l'acqua, che tanti altri non hanno. Che non è una cosa semplice da spiegare, però noi con l'esperienza riusciamo. No, ma ora il senso dell'acqua ce lo dice Simone Lograsso, perché siamo tra l'altro a conclusione, no, del programma, ma noi ci torneremo perché abbiamo intenzione di fare tante cose sulla pesca sportiva e proprio poi sul surf casting. Il senso dell'acqua cos'è? Come si materializza? Ma non lo materializzi, quella è tutta esperienza, è sensazione, è intuito. Sì, a livello di percezione, sì, no? Sì. Cognitivo, che è superiore. Assolutamente di chi? Sì, spesso è l'intuito, la scelta. La maggior parte delle gare federali di altissimo livello si svolgono tutte quante con una sola canna. Lì devi fare una scelta tecnica e spesso la scelta tecnica deriva dall'intuito, da quella percezione che in quel momento il mare, il fondale ti sta da quell'ondicina che uno vede, dice lancio là oppure lancio a terra oppure lancio fuori. Dico, è una scelta importantissima. Lì ti giochi il risultato, perché se hai avuto l'intuizione giusta vai bene, se anche un bella, solo lancio, anche se la riesci a poi a raddrizzare, ma magari è troppo tardi e ne sei rimasto indietro.
Noi siamo arrivati alla fine, grazie a SD Surf Competition, ai Cavalieri del Mare, Nautilus, grazie Presidente. Noi chiudiamo sempre con Simone, perché lui ci diceva che noi andremo a Baia Domizia, tu sei il direttore di rete, quindi ci confermavi questa cosa, no? Manderemo una collega, la collega Giorgia Mosco, Leonora Cosentino ha scelta, e un cameraman. Va bene, no, chiudiamo soltanto con una piccola... Tu sai che la nostra è una emittente dove sullo sport stiamo cercando di... offrire anche un diciamo dare un'offerta variegata, cioè fare non solo il calcio, cioè non gli sport principali. Non a caso abbiamo acquisito i diritti, no? Abbiamo i diritti sul esatto. Dico, quindi è chiaro che io gioco un po' in casa, tra virgolette, perché praticando la pesca sportiva è una cosa di cui abbiamo parlato. È uno dei progetti che spero andremo a presto a realizzare, è quello che realizzeremo un quindicinale, una trasmissione che ogni 15 giorni andrà in onda su Ultima TV, di grosso modo un'oretta, che parlerà di tutte le discipline della pesca sportiva. Non mi fate fare anche il conduttore, mi manca solo questo, dove chiaramente io sin d'ora inviterò tutti coloro che ne fanno parte, dico Sergio Barbagallo come sezione provinciale, perché non parleremo solo di la pesca sportiva, non è solo surfcasting, ha tante discipline, cercheremo di coinvolgerle tutte. Nell'ambito di ognuna di queste chiederò poi Annello, a Salvo, a Santo, se dobbiamo girare la puntata sulla pesca alla boga. Non potrò farle certamente tutte io prima, perché non ne sarei neanche capace, c'è gente più qualificata di me, quindi chiederò la collaborazione di tutti proprio per cercare di lanciare anche un messaggio su questo sport, anche per diversificare la nostra offerta, ma anche perché comunque lo ritengo qualificante, l'abbiamo parlato tante volte con Sergio, questo è uno strumento che abbiamo, quindi perché non doverlo utilizzare per dare un messaggio anche di quel discorso, il terzo tempo, l'ambiente, e poi ripeto, chi pratica la pesca è veramente un popolo di tutte le età, quindi... No, Simone è un popolo che raccoglieremo, certamente. Presidente, in chiusura. Che ancora oggi molte persone che incontriamo per strada, veramente appassionati, c'è una vera e propria richiesta di questo tipo di trasmissione, diciamo legata alle specifiche tecniche di ogni singola gara, perché la voglia di imparare, di conoscere, di scoprire segreti, veramente, come diceva Simone, c'è un popolo di persone pronto a stare davanti agli schermi, una richiesta ci sarà incredibile impostare. Certo. Dopo il 23 qua a festeggiare che è una delle società speriamo al mondiale, non possiamo dire questo qua. Io non ho voluto dire che cosa si dice, no? La scaramanzia, perché basta che non si dicono frasi particolari, la scaramanzia non ci crediamo. Vabbè, non dico niente. Grazie Simone, grazie a te Luigi, grazie a lei, ospiti. Grazie a voi. Naturalmente grazie di essere stati con noi con Pesca per Passione.